Amici di canalecaccia.tv, siamo a Divua e siamo in compagnia dell'amico Peter, siamo all'interno dello stand della Smith & Bender. Smith & Bender da un anno e mezzo è in distribuzione diretta in Italia, ha un successo crescente, perché sentiamo i nostri amici cacciatori che incominciano ad amare ed apprezzare i vostri prodotti, lo vedo già dal tuo sorriso. Quindi come mai questa decisione di arrivare in maniera diretta in Italia? È un mercato chiaramente importante. Certo, no, è un, innanzitutto benvenuti al nostro stand qua a Livoa, grazie per la visita. Allora, siamo in Italia da diciamo maggio dell'anno scorso, in forma diretta proprio per servire meglio il mercato, per essere un po' il ponte tra la Germania e l'Italia, anche per dare un po' un servizio in più e avere una riferenza proprio all'interno dello Stato che ha, diciamo, conoscenza delle prassi commerciali e di tutte le tematiche riguardanti questo prodotto molto bello. Bene, Smith & Bender e i suoi lunghi sono una gamma infinita di prodotti, ogni anno ci sono delle novità importanti e anche quest'anno non avete tradito le attese degli amici cacciatori, perché so che avete delle novità all'interno di questo bellissimo stand, quindi fai i complimenti da parte nostra, è veramente bello, grande, luminoso, è veramente piacevole da vedere. Poi anche le grafiche che utilizzate sono delle grafiche particolarmente eleganti, un po' com'è il design e la linea dei vostri canocchiali. Esatto, sembra uno stand molto riuscito, una bella fiera, la nostra vetrina verso l'Europa, ovviamente ci sono anche molti clienti italiani, amici italiani che ci vengono a trovare. Abbiamo 900 metri di spazio espositivo dove ognuno trova naturalmente il canocchiale che fa per lui, perché abbiamo per ogni esigenza, da partire dalle 600 euro per arrivare fino alle 5000, per ciascuna esigenza il canocchiale giusto, e qua forse è l'unico posto dove poterli provare tutti. Beh, una delle caratteristiche proprio che contraddistingue secondo me Smith & Bender è proprio anche questa elasticità nei confronti praticamente dell'amico cacciatore, che si può avvicinare con un'ottica sempre di qualità e di prestigio, ma magari con costi contenuti, fino poi magari a maturare piano piano delle scelte che lo possono portare ad un prodotto di altissima eccellenza, di altissima luminosità, con delle performance incredibili. Se sei d'accordo, Peter, a questo punto io vorrei presentare ai nostri amici italiani almeno due dei vostri prodotti, sì, e poi naturalmente le novità. Quindi magari ci spostiamo adesso, perfetto, nell'area dello stand dove possiamo vedere i prodotti. Okay. Bene, amici cacciatori, ci siamo spostati in uno dei bersagli di Smith & Bender, perché come vedete lo stand è allestito per bersagli, chiaramente richiamando il marchio dell'azienda, e abbiamo un canocchiale da battuta, l'Exos. Sì, questo è il nostro Exos, che è nato proprio per la caccia in battuta ed ha delle belle particolarità. Questo è nato da, diciamo, un progetto che prevedeva un minimo ingrandimento di 1 per arrivare a un massimo ingrandimento di 8, che però comporta un problema ottico ed è la messa a fuoco, perché la correzione del parallasse normalmente in questi canocchiali sono o 50 metri o niente, perciò in questo caso abbiamo installato un modo che si chiama CC, che porta direttamente il fuoco o la parallasse a 7 metri. Questo comporta che riesco perfettamente a sparare ad occhi aperti, perché c'è dentro un punto luminoso molto molto bello, e quando poi mi sposto su alti ingrandimenti il correttore parallasse mi torna a 100 metri e ho una visione nitida anche per lontano. Questa è, diciamo, la particolarità di questo prodotto. Vorrei far notare anche ai nostri amici cacciatori la particolare ergonomia con cui è possibile spostare la ghiera, con un grip studiato chiaramente ad hoc con queste scalanature e di facile impostazione. Sì, difatti non solo quello, ma se notate è anche tutto fatto in metallo, non c'è parte plastica e perciò è molto duraturo. Possiamo montarlo sia con scina che anche con gli anelli.
da 30 mm. Perfetto. Beh, saranno particolarmente contenti i nostri amici cacciatori. E Smith & Bender ci ha onorato fin dal suo primo anno in Italia di venire a Caccia Village. Grazie. E so che avete ottenuto veramente un bel riscontro di pubblico. Chiaramente il Centro Italia è una zona particolarmente vocata, in particolare per la caccia al cinghiale, ma ormai anche per la caccia agli ungulati in generale, ma chiaramente questo tipo di prodotto è rivolto in particolare per la caccia al cinghiale, quindi saranno molto contenti di vedervi anche quest'anno, giusto? Ah sì, assolutamente, parteciperemo anche a quella fiera lì. Certo. Bene, molto molto bene. Smith & Bender non è solamente caccia, per cui adesso ci spostiamo in un'altra area. Qui è un campo sportivo, amici cacciatori, per cui gli spostamenti da una parte all'altra, diciamo, non diciamo che sono faticosi, ma sono un po' lunghi. E ci illustrerai un altro dei vostri magnifici prodotti. Esatto, perfetto.